Buonasera al popolo della Aquila Twin. Benvenuti dal nostro Alan Mac e dal mitico Mauri. Buonasera Alan, buonasera a tutti amici cari, bentornati. Mauri, che sta succedendo in questo periodo? Che sta succedendo? Il caos, sta scoppiando il caos. Sta succedendo di tutto. Guarda adesso anche il nostro amico Alessandro come ci agevola al lavoro, che tu sei sempre impreparato. Guarda che match ci saranno stasera. Finalmente ho una carta. Avremo Crimson Jack contro MS37. I due che hanno lottato in coppia la scorsa settimana, adesso lotteranno uno contro uno. Poi avremo Black Tiger contro Black Tiger. Contro Cristuna, questo tossico. Che si sono fatti valere la scorsa settimana. Poi avremo ancora un debutto. Un nuovo arrivo che poi ce lo introdurrà Alexander Volkov, un membro della sua scuderia. Il rematch tra EOP e Punisher. Punisher che ieri sera a Takedown è apparso e ha fatto vedere a Masada la lapide col suo nome. È Survival Series 2020. La rivincita di Adrian Thunder su Nenno, poi e main event, un match che manco te lo spiego. E che c'è da spiegare? Cosa vuoi spiegare? Moloch contro Morris, il nostro main event di questa sera, e passiamo subito, penso, all'azione. Anzi no, è arrivato qualcuno, la macchina è parcheggiata, è sceso qualcuno dalla macchina. Chi sono? Chi è? Qua. Non riesco a riconoscerli dalle gambe, però. Passiamo però, entriamo nell'azione, il primo incontro della serata, Crimson Jack contro MS37, i due che la scorsa settimana hanno lottato in coppia, venendo battuti dalla squadra di Legend Paul e Steel Mask, che sono anche stati scelti dal nostro general manager per fronteggiare appunto la stable capitanata da Volkov per il controllo della federazione. Hai detto tutto tu, alla perfezione. Di quello che mi ricordo. Bravo. Intanto vediamo qui. Dalla coppia sono passati ad essere rivali questa sera. Splendida Famous di MS37, che mette subito in difficoltà Crimson Jack. Sento ancora con questa manovra da neckbreaker modificata. Schianta a terra, al centro del ring. Questo è il debutto in assoluto in singolo per Crimson Jack. A Fury ha debuttato la scorsa puntata in coppia appunto contro MS37, come hai detto tu poc'anzi. Adesso vediamo come se la caverà, farà vedere che stoffa è fatto il ragazzo con la cresta più bella dell'IWE. 130 kg di persona, 100 di gel e 30 di Cristiano. Tanto guardalo, una sorta di Judgment Slam da parte di MS37, che continua ad evolversi comunque. Fammi mandare un caloroso saluto, per non dire un fuck you, agli amici ebeti di Takedown che commentano. Ah, io non li voglio manco pensare a quelli. E adesso vogliamoci questi incontri. Sono praticamente, non bastavano quei due, adesso si è aggiunto l'altro sardo, sono l'anonima sarda più Tommy, quindi è proprio, li hanno proprio messi tutti assieme per bene, no? Guarda, io non lo guardo Takedown, nemmeno in arabo, non ne vale neanche la pena. Ancora Crimson Jack ha provato un calcio volante, Hammerlock DDT, una mossa che tra l'altro Crimson odia parecchio. Ricordiamo che tu sei grande amico di Crimson Jack. Ah, grande amico non direi, parliamo di tanto. Infatti ha detto prima della puntata che era molto carico per questo incontro, felice di affrontare MS37 e fargli capire che è stato lui l'anello debole la scorsa settimana. Occhio, stomp di MS37. È partito un annuncio pubblicitario senza senso. Ancora Famous. Occhio alla reazione di Crimson Jack, che torna subito in piedi. Match abbastanza equilibrato tra i due. Sì, per il momento sì. Stanno lottando molto fisicamente. Un match molto fisico. È molto fisico, molto equilibrato.
Vediamo chi se la spunterà. Tanto io non me la sento. Non me la sento di puntare. Non me la sento di puntare su nessuno dei due. Sono proprio indeciso. Non saprei su chi puntare il famoso Penny. MS 37 avrebbe più da vincere da questo incontro. Meriterebbe di più anche per le belle prestazioni che abbiamo visto a Fury nelle scorse settimane. The Crimson viene fresco da NVG. Vicino a Q-Driver a segno di Crimson Jack. Cioè, sì, Small Package Driver. MS 37 sarebbe una conferma alla sua scalata, no? Alla sua crescita. A parte lo stop della scorsa settimana, ma come abbiamo detto, era una partita a sé, che era in coppia, non era in singolo, mentre in singolo sta appunto mettendo in scia una serie di belle prestazioni anche condite da vittorie. Beh, poi Crimson e MVG in coppia insieme a Antonio Corino non ha mai figurato, anzi la collezione ha dato tanto figuracce, possiamo dirlo. l'altra cresta pazza. Ci hanno provato. Sì. Ci ha provato ancora, MS37 con un famous, e finalmente mette a segno un single leg dropkick Crimson Jack, e fino adesso è andato sempre solo a vuoto. MS37 all'angolo, ancora Crimson, che non riesce ad andare a segno con qualsiasi cosa volesse fare. Splendida lifted DDT da parte del nostro MS37, che gli dice benvenuto a Fury. E lo guarda e che aspetta? Rifiuta di bloccarlo a terra, potrebbe avvantaggiarlo. Ancora. Invece grande errore, secondo me. Due errori di fila ha fatto, perché non lo so, non capisco il senso di guardare l'avversario così senza fare niente. Non ancora. Lo so. Forse si rifiuta proprio di. Anche se nel suo stile, lo vuoi un caffè? MS37, lo vuoi un caffè? Dovrebbe però comunque tenerla a terra, perché rialzandosi, ecco appunto, darebbe occasione a Crimson Jack di provare la reazione. Occhio, Spine Buster! Sai cos'è? Mi sembra un atteggiamento, adesso sto capendo, un po' troppo Spavaldo, che lo guarda e mi dice, tanto sono in pieno controllo, a me che cazzo me ne frega se si alza o no. Guarda, adesso è già un po' più veloce, ma prima non mi è piaciuto proprio. Occhio, MS37 con questa chiudi match! MS Mass. È uno scioglilingua, però ancora non può andare per lo schienamento, deve ancora indebolirlo. Legdrop, adesso che ci prova a chiudere. Due. Oh, conto di uno. Neanche due. Uno e tre quarti. Crimson determinato a restare ancora nel match, ancora per un po'. Un Crimson Jack che in singolo ha fatto più bella figura che in coppia, possiamo dirlo. Ancora Famous, questa volta nemmeno questa volta i due stanno sfigurando, anzi stanno aprendo bene la puntata. Eh sì. Occhio a Crimson. Attende l'avversario che si rialzi. Lo colpisce l'addome. Occhio, deep cut. Attenzione. Prova a chiudere. Può andare a chiudere Crimson per la prima vittoria insieme a Fury. Due. Conto di due. Niente da fare. Occhio però che ci riprova. Vai ancora Crimson, un'altra. E la mette a segno. E stavolta c'è. Però ci sono le corte troppo vicine. No, uno, invece no. Due. E tre. Conto di tre per Crimson Jack. Incredibile. Vittoria per Crimson Jack, ragazzi, complimenti ad entrambi, ma l'ultima parola l'ha avuto appunto il nuovo arrivato. Bella vittoria. Gran bel match, complimenti ad entrambi. E anche bella vittoria. Anche se MS37 era un po' troppo vicino alle corde, forse è stata una indecisione arbitrale. Una svista dell'arbitro, non ho visto che c'erano le corde vicino, ma lo rivedremo poi, magari lo rivedremo al VAR. O al bar con Nemo. Ma io sono sicuro, prima o poi MS37 troverà la vittoria. La trova, perché si sta migliorando in continuazione. Occhio, signori. Signori, bandiera rossa, comunista, arriva. Al popolo,
alla riscossa. Siamo già pronti al secondo match oppure Volkov? No. Ci sarà un promo di Alexander Volkov. Interessa proprio cosa voglia dire con la vittoria. Invece ti deve interessare, perché magari farà chiarezza un po' su tutta questa situazione, dove ci porterà, cosa ci porterà. Che poi non sappiamo neanche i componenti del suo team, ma sicuramente due sono, uno volta sicuro, l'altro sarà sicuramente il nuovo tutto che vedremo e l'altro dovrebbe essere Amir, che era, parlava con lui l'altra volta e ha aiutato Bogdan, ha aiutato Bogdan, e l'abbiamo visto anche la scorsa settimana. Dai, di quello che devi dire, ecco se fa più tantissimo. Queste lucicherie. Ah, prenditela comoda, abbiamo tutta la serata. Però guarda, il pubblico tutto si... Fate qualche fatto, non volevo usare. Privet Universo EVWE. Privet. Come avete potuto vedere da scorsa puntata, sottoscritto Alexander Volkov intende prendere il ruolo di General Manager ad ogni costo per motivo molto semplice. Fury ha bisogno di persona seria e competente per raggiungere status di show principale di intera IVWE. Persona che, a differenza di Mocompro, sappia perfettamente quali sono scelte migliori per carriera di lottatori che meritano davvero di stare a Fury, togliendo di mezzo coloro che in questi mesi si sono rivelati inetti, patetici, mezzi uomini utili solo per riempire spogliatoio. Sottoscritto Alexander Volkov ha dunque deciso di sfidare apertamente Mukomp in un Elimination Tag Match a 6 uomini, con ruolo di General Manager in palio, in modo da risolvere una volta per tutte la disputa. Tuttavia, prima che voi inetti, patetici, mezzi uomini di EVW Universe pensiate di me come opportunista, sappiate che in caso di sconfitta da parte di Team Volkov, mio cliente e vostro indiscusso campione europeo di Fury renderà suo titolo vacante in tempo zero. Quando Alexander Volkov dà sua parola, Alexander Volkov mantiene sempre, sempre sua parola. Prima di lasciarvi, ultima cosa. In puntata di oggi vedrete all'opera terzo membro di Team Volkov contro Legend Paul, e ci tengo a precisare che, visto il basso livello di competizione a Fury, sottoscritto Alexander Volkov è stato costretto a cercare al di fuori delle mura di Fury uomo adatto per far parte di Team. Conosciuto in Russia come Pugno d'Acciaio, suo nome è Dmitry Zdanov, pugile professionista ed ex campione nazionale di categoria pesi medio-massimi. Detto ciò vi lascio e, come ho detto a Mocompro, godetevi questi ultimi giorni col vostro General Manager, perché tra qualche settimana Fury cambierà. Da Svidania, Universo IVW. Ci ha presentato il suo terzo uomo, che vedremo anche più tardi. È criticato come sempre il lavoro di Mucompro, che proprio non lo digerisce. Ma ha denigrato anche il roster di Fury, dicendo che... Sì, prendendo questo Dmitry, questo ex campione pesi medio massimi, quindi sarà un bel osso duro per Legend Paul questa sera. Intanto passiamo al secondo match della serata, Black Tiger contro Chris Hulk. Poi, tra l'altro, Black Tiger si faceva chiamare The New Black Tiger, adesso è il The New Black Tiger. Però, come ha detto bene il nostro Nenno l'altra volta, ha detto: perché si chiama Black Tiger se non c'è più la maschera? Dovrebbe essere solo Black a questo punto. Non me lo nominare nemmeno tu, ok? Che mi ha nominato invece con il campione. Un saluto al grande amico Nenno. Ciao Nenno, grazie per il mirto. Ma saluta l'amico, cazzo, dai. Cioè, ci ha fatto perdere, ci ha messo in ridicolo contro Masada, ti rendi conto? Andiamo all'azione, standing moonsault e Black Tiger. Però Cristuna che si rialza, si dimostra carico, fallisce un assalto e si becca una face slam con tanto di abbraccio di Black Tiger.
Vediamo Black Tiger, l'altra volta ha vinto il match a 3 e si è qualificato al match che unificherà i titoli dei pesi leggeri in quel di Survivor Series. Black Tiger ritrova la vittoria da quella infame WrestleMania che l'ha visto sconfitto contro Nate. Perché paradossalmente, come ho detto l'altra volta, magari avrà perso l'onore della maschera, che è una cosa, come mi insegni tu, gravissima. No, chissà dove l'ha messa quelle mani, che schifo. Mamma, arbitro, che schifo. Intervieni, arbitro. Stavo dicendo che paradossalmente ha perso magari l'onore della maschera, ma ha acquisito più cattiveria, più concretezza, più cinicità. Eh beh, certo, perché comunque, come detto, ha perso appunto l'onore della maschera. E per un luchador perdere la maschera vuol dire perdere tutto: onore, fortuna, successo, fama, tutto. Tanto finalmente lo vediamo, Black Tiger, più cattivo, più cinico, come appunto detto, più convinto nelle mosse che esegue. Ma non lo vedo tuffarsi a capofitto. No, ancora, no, no! Mamma mia, che puzza in quelle mani. Che schifo, che chissà dove, in quale fogna l'ha infilato. Tutti i suoi amici della comunità, in mezzo al pubblico, che lo supportano. Che poi bisognerebbe portare anche la mascherina. Questo non c'ha né guanti né mascherina. Questo il Covid ti fa un baffo. Ottimo, splendido dropkick di Black Tiger. Se prende il Covid, Cristuna può solo migliorare le cose, secondo me. Ancora standing moonsault di Black Tiger, che mette in difficoltà il suo avversario. Ancora! Moonsault, promozioni sui moonsault questa sera. C'è gente che va con il suplex. Single leg dropkick ancora di Black Tiger. Stasera glieli conto, eh. E i moonsault? Siamo a 3. No, i suplex dopo. Ah, ok. addirittura. Lo spinge a terra. Showbreak di Black Tiger, che ritrova la reazione. Prova di nuovo un single dropkick, evitato da parte di Cristuna. Ancora che lo strangola con le mani sudice. Bisogna di mettersi i guanti la prossima volta, eh? Nel prossimo match voglio i guanti io. Ma proprio la tuta, sì. La tuta, la sommozzatura. Danno ancora Black Tiger che combatte. Che lo solleva, guardalo, ha portato in electric chair, poi stende la terra con un ambition logo driver quasi al centro del ring. Black Tiger stasera mi sembra sul pezzo, eh? Invece Cristuna al pezzo se lo fuma. È andato di schiaffi, ma ha usato troppa energia. Small package driver di Black Tiger. Ha provato un pugno Cristuna, l'ha intercettato Black Tiger e lo stende ancora con una face slam. E si gasa un nuovo Black Tiger. Stiamo assistendo veramente a un nuovo Black Tiger. Sling Blade e tutti a casa, quasi. Mi sa che è troppo fatto stasera, Cristuna. Non lo vedo informissima. Non lo vedo informissima, eh. Quinto standing moonsault, ancora Cristuna. L'ha afferrato al volo, Black Tiger. L'ho visto buttarsi, l'ha afferrato al volo. E sì, ancora che lo solleva in un electric chair. Potrebbe chiudere. Ora, amici, no cut rider. No, ancora no. No, si gasa, lo sa. Per mostrare a lui che è una persona nuova, che non ha perso la fame e il successo dopo che ha perso la maschera. E occhio, dalla terza corda, no. Cambia idea. Eh sì, ha visto Cristuna rinsanire. Ed ecco, infatti c'è la reazione. Mazza che comitata. Suplex. E stavolta si va. Stavolta ci prova. Stavolta ci prova. Dalla terza corda arriva. Aio di Black segno. Tiger! E chiude. Ma può chiudere? Due. E
niente da fare, conto di due. Cristuna alza la spalla per il rotto della cuffia. Cristuna dimostra di che pasta è fatto. L'importante è che sia fatto. Uno, incredibile, le gira. Ci sono le corde! Le corde! Ma Solbito non vedo un cazzo stasera, eh. Ma porca vacca stasera, c'avevo proprio i piedi sulle corde. Tanto. Inside out, Falcon Arrow, ancora di Black Tiger che mantiene il controllo. Ancora che rialza l'avversario. E la reazione di Cristur. Ancora. È una sottomissione. È una ciò. Ma è illegale, è illegale. È illegale strangolare gli avversari. Ha rotto anche la presa. Black Tiger è morto. Stomp. Pare che Nero ci aveva dato anche un nome. Non mi ricordo, non mi interessa nemmeno. Due. No. Conto di due, signori. Black Tiger è ancora vivo. Ma che match stiamo assistendo, eh? Signori, un'evoluzione continua. È sempre un crescendo qui a Fury, ragazzi. Sempre un crescendo, che se ne dica dalle parti di là. Poi dicono che il roster è riempito da gente che deve solo riempire lo spogliatoio. Ma vai a cagare, per favore. Arbitro, spostati. C'è mancato poco. Turnbuckle, powerbomb e Black Tiger. Prova di nuovo a chiudere. Due. E no. Cristuna sopravvive e resiste. Assorbe anche il colpo. E lo spinge ancora. Ci ha messo tanto di quella forza che non ce la fa neanche più. Ancora Tuna. In controllo del match, in questo frangente. Suona la chitarra immaginaria. T'ho detto che è strafatto stasera. L'occhio. Aia. L'occhio della tigre. Che adesso è più scoperta, visto che non ha più la maschera. Manate, ancora. manate come se non ci fosse un domani. Sembrava strano che volesse sollevarlo con una shockstrap. Ancora Black Tiger che trova la reazione. Guardalo! Tiger suplex! E non riesce a trovare la conclusione. Mossa rubata, diciamolo, al suo acerrimo nemico, Tiger Man. Ma perché arrivano dalla stessa scuola, la tana delle tigri, quindi le mosse, molto del repertorio delle mosse molto simile. Sai che spregio vincere con un Tiger suplex? Dire guarda, ho vinto con la tua mossa. E c'è poco da sfregiare, perché è più sfregio di avergli tolto la maschera. Occhio, però guarda come si è rialzato Black Tiger. Ora. E ancora! Tiger suplex, ancora una volta! Prova di nuovo a chiudere, conto di uno! Match prosegue. Cristuna è un osso duro, eh? Sarà di tutte le sostanze di cui si è fatto. Alla fine un po' di ragione ce l'ha Volkov, dai! Abbiamo un ubriacone, un drogato! Ma perché noi siamo buoni, noi prendiamo tutti, noi cerchiamo di rimettere la gente in carreggiata. Attenzione, Cristuna, no. Splendido Cristuna a riuscire a mantenere scusami, Black Tiger. Ha avuto un lapsus. Un'illusione. Attenzione. Andare di nuovo a chiudere. Andare a chiudere. Arriva, sì. Black Tiger, numero 2 a segno. 1, 2 e 3. E c'è la vittoria per Black Tiger. E vince ancora Black Tiger. C'è la vittoria. Incredibile, seconda vittoria di fila poi. Grande vittoria. È proprio un nuovo Black Tiger. Detto che togli la maschera, ti ha fatto un favore. Sì, perché lui vuole dimostrare appunto che non ha perso la cattiveria, anzi ne ha avuta ancora di più dopo aver perso la maschera. Complimenti a Black Tiger, lanciato questo match di indicazione alle sue Battle Series. Un plauso anche a Cristuna, che ha fatto anche lui un'altra ottima prestazione dopo il debutto di settimana scorsa. Anche gran bei match questa sera, signori, e ancora non abbiamo finito. Che succede? Sawyer a terra, qualcuno ha attaccato Sawyer. Che è successo? Ma chiamate qualcuno, dottori, medici, arbitri,
cazzo fate stasera? Io mezza idea ce l'ho, perché anch'io c'è lo zampino di volto, perché sicuro. Perché l'altra sera a Takedown Morris e Sawyer sono andati a fare visita a Crazy Horse e Ghost, sbeffeggiandoli dal palco, salutandoli, applaudendoli, e poi se ne sono andati via. Perché ho detto Volkov? Io non lo so, ce l'ho con lui, guarda, ce l'ho con lui. Tanto vediamo Dimitri al debutto contro un atleta che io sono innamorato, posso dirlo, lo ammetto, sono innamorato di Legend Paul. Stravedo per Legend Paul. Senza dubbio. Però stravedo molte difficoltà contro Dimitri, Stadov. E posso dirlo, assomiglia tanto a un famoso Ivan Drago. Ti spiezzo in due. Guarda che potenza, oh, questa è un'altra macchina. Hai ben capito? Gli piace vincere facile a Volkov, in teoria. Guarda, Legend Paul non sta avendo proprio scampo. Sì, in balia dell'avversario, incredibilmente. Non abbiamo mai visto... Oh, oh, la reazione! Ecco, ci ha ascoltato il ragazzone. Rovescia una Pabad Slam, può andare. Eccola, guarda, con la grande... Vai, Paolino, vai, Paolino! Pop up gut wrench suplex di Legend Paul. Dai, un'altra castagna questo russo della minchia. Guarda com'è veloce con i colpi di Mitri. Fallisce una flying close line. Legend Paul, dai, non perdere tempo, non ci rischiare. Olympic Slam. Su. Ancora Legend Paul in pieno controllo, che può tornare a dominare gli incontri come ha fatto anche in passato. Questo è Legend Paul che conosciamo. È proprio no, troppo presto. Neanche uno. Troppo presto, Paolo. Cosa fai? Okay. Guarda quello block, che non hai block. Si rialza Dimitri. Legend Paul non ci crede. E Dimitri, nonostante così grosso e possente, è anche rapido. Guarda che rapidità di colpi. Pum. Come un pugile nato. C'hai i pugni nelle mani. Ci ha provato. Parata splendida del Legend Paul. Prova con la Chokeslam, niente da fare. Rovescia con un backbreaker Dimitri, che torna a dominare il suo avversario. Occhio che ci riprova. Se lo carica. Può chiudere. Una Death Valley Driver modificata. Occhio! Arriva Mir. L'altro membro del team Volkov. Che vuole fare? Gli passano sedia. No! No, no! Non può finire così! E difatti no! Che va a salvare il compagno. Fa piazza pulita, cioè, per un certo senso. Non potete giocare così sposa. Scusa, qua. Scusa, dalla regia mi dicono che diventerà un match un 2 contro 2 adesso. Ok, ecco, e parte subito. Quindi avremo anche il debutto in un match di Mohamed Amir. Eh sì, a Fury sì. Vediamo Steel Mask e Legend Paul, che hanno ben figurato in coppia nella scorsa puntata. Eh sì. Ritornano però... ancora uomini legali, Dimitri e Legend Paul. Per quel poco che ho visto di Dimitri, lo vedo anche loro ben assodita come coppia con Amir. Potrebbe essere una gran coppia che può mettere in serie difficoltà i nostri due... ragazzi, è sempre da vedere. Il Mask chiede il cambio e vede Legend Paul in difficoltà. Dovrebbe dare il cambio in questo presente, che Dimitri Paul non gli sta dando pace. Ancora inside out driver.
insultante Steel Mask. Guarda Legend Paul, backbreaker. Fuori, quello del cambio. Oh, dai il cambio! Erroraccio. Doveva andare subito per il cambio, infatti guarda come se ne approfittano. Ecco il debutto di Amir ufficiale. La matò! E che è? Moonsault! Via! Moonsault Night stasera, signori! Evita uno spinning heel kick doppio e c'è finalmente il cambio per Steel Mask. Niente. Figura di me. Malissimo. Entrato malissimo nel match Steel Mask. Andato completamente a vuoto. Mohamed Amir ne approfitta. Tornando DTT. Da NVG, Mohamed Amir, veramente un grande atleta. Peccato che si è schierato con la fazione sbagliata. Il tempo ci dirà se si è schierato con la fazione sbagliata o giusta. Guarda Dimitri come vuole fare lo stronzo. Arm drag di Mohamed Amir e ancora che schianta a terra il suo avversario. Comunque Volkov ha dato un bello schiaffo sia a Fury che a Takedown, perché non ha scelto nessun membro né di Fury né di Takedown, ma è andato a prendere un membro di NVG. È un membro da fuori della federazione, capito? Sì, già, veramente fregato tu. Vedremo se avrà avuto ragione. Poi è stato anche stronzo da parte sua, perché avrebbe dovuto concentrarsi sulle forze di Fury. Invece no, ha voluto concentrarsi su altre fazioni, al di fuori di Fury, per poter ricreare a suo piacimento appunto il roster. Guardalo come lavorano in coppia tutti. Ah, lì. Le mie impressioni si stanno verificando, perché mi sto vedendo veramente una bella coppia assortita. Spinebuster da parte di un animale. C'è la reazione di Steel Mask. Rush all'ex whip, deve dare il cambio, deve dare il cambio. Vai Cori, non fai lo stesso errore. Non può perdere Corri. Tempo, deve dare il cambio. Adesso vai. Deve recuperare le energie. No, e invece deve continuare. Ma forse riesce a tener bada all'avversario. Ma sta perdendo troppo tempo, sta perdendo troppo tempo. Dare il cambio può significare appunto evitare questo, la reazione dell'avversario. E adesso poi lo dice, devi darmi il cambio, caspita. Guarda Mohamed Amir come si casa dall'altra parte. Dai, daglielo sto cambio. Allunga sto braccio. Dai il cambio, dove vai? Guarda, vedi che succede? Questo errore può costare carissimo. Costa parecchio, sì. Ecco, si butta di capo Fito. Cosa ti tuffi? Cosa ti tuffi? Se non prendi peggior la mira. Prestazione di Steel Mask da quando è a Fury, sei d'accordo con me? Infatti, cioè ha fatto match bellissimi fino adesso. Ancora Power Slam. Ha fatto un ingresso proprio a muzzo, si è tuffato a vuoto prima, adesso la stessa identica cosa. Ha tardato a dare il cambio. Punta molta fatica. Ecco qua, infatti. No, così è scorretto, però arbitro. Ma c'era da aspettarselo. Guarda Legge Pollo, guarda Legge Pollo. Questo prende a pugni tutto quello che gli passa davanti, non c'ha tante mezze misure. Dico, ciao, come stai? Papam! Scusi, sa dove via? Babam! Questo. Che carica, sono? Pam. Carica e mena, pam pam! E vedi? Ancora! Ma conto di 5, lo rilancia sul ring. Mohamed Amir ancora l'uomo legale, tra l'altro. Aia! Graffi la schiena. Occhio! Lift DDT di Mohamed Amir! Il Mask proprio non c'è. La vedo veramente male. Doveva darlo prima, doveva pensarci prima. Adesso ha perso troppo tempo. Ha voluto strafare questo risultato. E c'è poi ancora che cerca di entrare, ma niente, non c'è verso. Adesso lascialo là e eccolo. Finalmente.
ed entra nel cimpolo. Si è preso il cambio anche Dimitri, ma perché vi buttate di capo? Andando a segno finalmente un tuffo. Sì, ma l'uomo legale Dimitri. Eccola. Azione di coppia. Un driver, non so neanche come chiamarlo. Leg drop di Legend Paul. Non deve perdere tempo, non guardarti intorno, vai, attacca. Ecco, no. Hai visto? Giustamente ancora. Prende la reazione hip toss di Legend Paul. Lo solleva, deadlift, powerbomb in seduta. Ancora Legend Paul, sta perdendo troppo tempo. Contro un avversario veloce, devi andare veloce. Ma anche Legend Paul stasera i due mi stanno deludendo molto, eh. Non li vedo per niente in forma. Ha messo a segno ancora una volta la Modified Dead Valley Driver. Sì, nemmeno neanche partito il conteggio. Il Mask prova una furbizia, ma Dimitri scappa via. Ancora la reazione di Legend Paul. Ha aspettato tempo ancora per colpire. Dimitri è troppo veloce. O forse sono proprio Legend Paul e sti Mask che non sono sul pezzo questa sera. Ancora ennesima power slam. Ennesima. Vanno di colpi sicuri, non hanno fantasia. Occhio, bravo! No. Adesso ancora sì. Ancora nel cipolle, va a dare il cambio. Bravo, bella tattica. Vai Steel Mask. Nuova da Amir, colpisce entrambi. Amir... Oh, finalmente! Finalmente si è risvegliato Steel Mask. Si è risvegliato Steel Mask, signori. E ancora che si butta a capofitto. Perché? Perché? Più che a capofitto direi a capocchia. Capocchia, veramente. Ora la reazione di Amir. Respinge ancora Steel Mask. Legend Paul non sa che fare. Un dropkick messo a segno di Steel Mask. Errore qui però. Occhio no, Famouser. Guarda, invece Amir e Dimitri come lavorano bene in coppia. Sì. Non l'avevo mai detto, cioè. Vedevo più coppia gli altri due, invece loro due stanno disputando un grande match in coppia. Sembra che hanno sempre giocato in coppia insieme. Ma che fa? Il maschio è ubriaco stasera, ma che sei passato da Nenno? Dimitri comunque voleva entrare, l'arbitro l'ha fermato, no fermo, sto bene, tranquillo, non è successo niente. Ancora! Ancora contro l'arbitro. Sto bene, si è girato, pomba a te. La Madonna. Accompagnato. Niente da fare. Steam Mask che ha voluto strafare, se giocava meglio in coppia avrebbero potuto fare qualcosa, ma questa sera ancora. La terza. Vai Buster. Dimitri chiama la fine. Occhio, Dragon Sleeper. A terra tra l'altro. C'è però la reazione di Steel Mask, riesce a liberarsi. E Amir che fa piazza pulita. Non gli danno respiro, sono velocissimi nel eseguire le mosse. Guarda, darsi il cambio. Guarda Amir come ha accompagnato la prossima azione, se non avrebbe reagito Steel Mask. Stanno proprio lavorando come una coppia. Ancora Death Valley Driver. Non può andare per la chiusura, non c'è neanche la Legend Paul. Perde tempo l'arbitro con Amir che prova ad entrare. Erroraccio. Abbiamo passato i primi 40 minuti della puntata. Ora la reazione Steel Mask che va subito a dare il cambio. Che state facendo? Cosa fate? Ordinatevi.
No, questa sera sono proprio. Non sono, sono irriconoscibili, consentimi. Sono fuori dal pezzo. Assolutamente. Gli altri due stanno veramente lavorando di coppia. Stanno facendo, stanno mostrando davvero cosa vuol dire lottare in coppia. Ora reazione Legend Paul. Avete fatto una grandissima figura contro MS37 Crimson Jack stasera. Una grandissima figura al contrario. Le voci non lo vede, Crimson Jack in coppia è proprio scarso. E ci sta, ogni tanto bisogna dirle queste cose, ragazze. E invece Steel Mask Legend Paul in singolo hanno fatto grandissime prestazioni e anche una grande prestazione sembrava in coppia nella scorsa puntata. Oggi invece proprio non lo so, sembrano fuori forma, non lo so. Spenti, spenti. Non gli riesce niente, vanno a vuoto. Però Legend Paul continua a trovare reazioni su reazioni, ancora pop up, German Suplex. Il gatto frenetico, ma si rialza ancora Mir, ma di che è fatto? Velocissimo. Mi sa che Volkov ha fatto una grandissima scelta con Amir, eh. Porca miseria. Questo può veramente dare del filo della torcia al Survivor Series. E in di là di Volkov o non Volkov, Fury ha messo a segno l'ennesimo ottimo acquisto. È bello che questi quattro si affronteranno di nuovo al Survivor Series, questa volta in un match a 6. E poi e mancano i pezzi grossi, ovvero Mike Johnson e Bogdan. Grande hype, grandissimo hype per quel match, un 3 contro 3 eliminazione. Team. Ma se queste sono le premesse, le cose sono due: o Mugombro si dà per spacciato o cambia strategia. No, ogni match è a sé, ogni serata a sé. Stasera i nostri ragazzi non li vedo in forma, sicuramente su Survivor Series sarà totalmente diverso, almeno voglio sperarlo. Occhio a Steel Mask! Grande Steel Mask. Ma guarda Dimitri, non si è mosso di un millimetro! Cioè, Dimitri non si è fatto niente, è caduto Legend Paul. Che Legend Paul non è che piccolino, eh! Occhio, comunque c'è la reazione di Legend Paul. Stare! Sì! Provo a coprire Amir, ma Amir è scaltro, Amir è furbo. Amir è velocissimo. E guardali, Steel Mask è ancora a terra. Non c'è modo. Attenzione. Occhio. Sei da un tombstone. Lo lascia lì al suo compagno. Sia Dimitri che Legend Paul sono a terra. Steel Mask che tanto si è messo in piedi. Prima di alzarsi, Dimitri. Cosa fai? Errore. Errore da entrambi i fronti. C'è il cambio per Steel Mask, quello programmato. Ha provato, accelerazione. Dimitri ancora, Spinebuster. Spinebuster. Bellissima Spinebuster. Potrebbe anche chiuderla qui. Ecco, l'ha preso. La Dragon Sleeper stavolta può veramente chiudere. E Amir subito entra in soccorso e caccia via. Chiuso, ha chiuso. C'è poco da fare. Guarda cosa fa Amir intanto a Legend Paul. Non c'è da fare, ragazzi. La fazione di Volkov distrutto i suoi avversari. Infatti, eccolo lì. Fiero dei suoi ragazzi, fiero della sua scelta. E come dargli torto? Ragazzi, Fury è in pericolo. La poltrona di Mugombro è in serio pericolo. Spartacus, il campione del core di NVG. È il nostro campione del core. Con chi si va a confrontare, appunto, con il nostro campione del core. E Spartacus, l'altra sera, è andato a fare visita ai nominati in un faccia a faccia. Avrà voluto un'alleanza. Oddio!
non capisco le intenzioni che aveva Spartacus. Qualsiasi cosa voleva, Tigerman l'ha rifiutato. E no, Spartacus non sono intenzioni. Spartacus è venuto solamente a dirgli: ci vediamo a Survivor Series, perché ci sarà il match tra i tre campioni al core, cioè il campione al core di NWG che è lui, Tigerman, è il campione extreme di Takedown che è Nominate. Tanto passiamo al prossimo incontro, preparate a contare i suplex. Guarda Punisher però tutto fasciato. Eh sì, ti ricordi l'altra puntata? Ma l'hanno ridotto. Prima è End of Party che aveva perso e poi l'ha attaccato, poi l'ha lasciato lì, è andato via, è entrato Masada, ancora una serie di sediate. L'hanno ridotto molto male, ma ce ne vuole per metterlo fuori gioco il nostro Verdone. Però ancora non si è ripreso. Infatti, come ho detto prima, di tutto accanto la Punisher a Takedown è apparso in un video, cioè apparso, ha fatto vedere le sue intenzioni a Masada Survivor Series. Fatto sta che comunque ancora non si è ripreso dagli attacchi, è ancora tutto fasciato. E End of Party può appunto approfittare di questi infortuni che ha subito. Mi è costato la vittoria a Masada e Bobby Blackwell in quel di Takedown. Questa distrazione, poi sono stati schienati, così consentendo la vittoria appunto a Crazy Horse e Ghost. Intanto primo suplex. Vedi, me l'ho perso, bravo, punta. C'è la reazione di Punisher con la Gutbuster. Ancora, che fa sulle gambe, la Dragon Screw, tattica preferita di Punisher, quando la potrei chiudere con l'Annihilator, Annihilation, come vogliamo chiamarla. Che ho poppa, scusate, Deadlift, Single Hand, Power Bomb. E da parte, ma trova la reazione. Leg Stick Down. Ancora sulle gambe. Ancora è iniziato a martoriare le gambe. Sappiamo che le gambe sono la sua preda. E lui non si limita soltanto al contatto fisico, vuole di più, vuole usare punch, ma anche come abbiamo visto adesso, fuori dal ring, perché vuole proprio distruggere l'avversario. Ui, ha provato un super kick a vuoto. Riesce a trovare la reazione e lo schianta a terra, lo timbra al suolo, e quella è una posizione molto precaria perché non c'è il tappeto del ring ad attutire. Secondo suplex, arriva anche il terzo. Tris Amigos, totale 4. Mi sono dimenticato di dirti e di dire ai nostri amici, non so se hanno detto inizio puntata quando presentavo i match, che questo è un false count anywhere. Ah, signori, quindi possono veramente farsi di tutto, non ci sono neanche squalifiche. i tavoli maledetti. Aia! Suplex numero 5. Evita ancora un super kick Punisher, ma non riesce a trovare il momento del vantaggio. End of Party lo sta tenendo a bada. Ancora numero 6, German Suplex. Suplex City. End of Party che lo tiene ancora a terra. Ancora lo risolleva con una powerbomb. Ancora a segno, seconda powerbomb. Terza powerbomb in arrivo. Ecco, a segno anche la terza. 3 powerbomb e 6 suplex per End of Party. A 10 vinciamo una mountain bike, dai. E si apparecchia. È lui che ha preparato il tavolo, quindi ricordiamo il famoso mito di Fury, che chi prepara il tavolo se prima poi lo sfateranno questo mito, vedremo.
ora che lo manda contro il guardrail e si salva la barricata. Dov'è che lo manda? Il guardrail, ho detto sbagliato, scusa. Siamo in autostrada. Vai, c'è la stradale, adesso arriva la stradale, occhio, eh. Vabbè, un false count anywhere, quindi. Sono anche schinarsi sul fondale marino. Dove vogliono? Come vogliono? Salute. Olympic Slam, the end of party. Una mossa nuova, finalmente. Spin and nail kick ancora. E powerbomb numero 4 in arrivo. È messa a segno. Ancora che non rialza. Il Punisher sta avendo molte difficoltà. Saranno anche gli infortuni che ha subito. Ecco, ti ha ascoltato. Continua a lottare. Via, spostati, spostati che qua finisce male. Non ad ancora sollevarlo. Rovescia Punisher. Running STO. Oh, il tavolo nostro no! Piano, fai piano. Non potremo seguire l'attrazione, dobbiamo darla al tavolo a fianco. Occhio. E questo è un suplex. Quanti ne erano? 7? Sì. E questa è la chiusura. La va a chiudere così. Tornado party. 1. Neanche conto di 2. Con tutti gli infortuni Punisher si rialza ancora il conto di 1. Eccola qua, numero 8. Gatoran suplex a segno. Arriveremo in doppia cifra? Dai, così mi c'è la mountain bike, dai. Ho una batteria di pentole. No, io voglio una mountain bike. Che mi serve? Ah, guarda. Ed off party senza scrupoli sull'infortunio del suo avversario. Attacca violentemente. Non è andata giù la sconfitta. Eccola qua, numero 9, German suplex, dai, 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 ancora una, dai, ancora una. Vomitata, dai, vogliamo un suplex, l'ultimo suplex. Dai, dai. No. No, la gioia del suplex non ce la vuole dare stavolta. Dai, il decimo, dai. C'è la reazione di Punisher. Fireman Scary rovescia di nuovo End of Party. Arriva 10. Abbiamo vinto la mountain bike. Din, 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 din. Arriva ancora la quinta powerbomb. Arriva a 10 la powerbomb. Abbiamo vinto anche le pentole in acciaio inox. 18-10. Reazione di Punisher, finalmente. E occhio. Eh no. Niente, c'è ancora la reazione. Si salvano ancora le barricate. Time Buster. The end of party. Trattenuta, l'arbitro che balla, che sta facendo l'arbitro? Dove è andato l'arbitro? Sta combinando. Attenzione, l'ha preso? Occhio, arriva! L'ha preso? Shot slam! Può chiudere lui adesso. E forse lo va a chiudere. Uno, due. Conto di due, niente da fare. L'ex primo sfidante deve ancora faticare. Questa volta è lui ad avere la mazza in mano. Sbaglio sul corpo di End of Party, si sentono più pesanti i colpi. Così pare. Spallata rapida di End of Party. Il Punisher è a terra. Ancora un pugno, lo manda di nuovo a terra. Lo risolleva. Occhio. Stavolta mi sa che è finita. E va a chiudere qui. È finita, uno. Signori. Uno, due. Invece no. Immortale il Punisher. E via. 11. Ecco la sesta. Numero 6. Ma arriva anche a 10 powerbomb. Abbiamo vinto la batteria di pentola. Lasciamo il 18-10. E 12.
13 e 14. Senti cosa vinciamo. E addirittura chiude, prova a chiudere. Capito che si era fatto una vacanza. Uno. Infatti. Ma perché te ne vai? Che ci sta di là? Ma che cazzo fai? Dove vai? Sono lì, dove cazzo è andato? Secondo me è andato al cesto. Non ho capito se Endo Farti ha mandato a quel paese l'arbitro. Oi! Spezza gambe. Si è fermato l'arbitro, guarda. Preso, occhio, Annihilation! No, rovescia! Si libera subito, End of Party. Dove è andato Punisher? Trovato a terra. Gli infortuni stanno giocando brutti scherzi. Non ci vede più. L'ha occhio, preso. Kimura Lock! Lo blocchi in una Kimura. Qualcosa di nuovo finalmente. E si libera Punisher, guarda come si libera magistralmente. Ora reazione su reazione, guardalo! Dai, dimmi che un 15. 15 secco. Questo non ha fatto lui però. Sembra un fulcro. Ma l'ha fatto Punisher. Vabbè, conta. Addirittura col martello ci ha provato. Rovescia, End of Party, evita di farsi colpire. Occhio, DDT. Potrebbe anche andare a chiuderla qui, invece no. Decidi di proseguire. Non guarda. Per bloccarlo, una chiave articolare. Al braccio. Vuole fare pressione sulla spalla, ma si libera. Punisher. Serie di colpi. E combinazione di pugni, signori. Però c'è ancora la reazione di End of Party. Contro il nostro tavolo. Fireman Scary. Punisher. Preso. L'ha preso. E la mette a segno. Sul bastone da Kendo. E va a chiudere. E l'arbitro è lì vicino. Uno. Due. E tre. Punto di tre, signori. Punisher la chiude. Non avrei mai detto questa sera. Che vittoria, veramente. Occhio! Eccoli! Non solo Masada, anche Bobby! E beh, bastardi, dai! I B-Extreme ci invadono di nuovo! End of Party, adesso si unirà anche lui all'attacco. Un 3 contro 1. Allora, esultano tutti insieme. No! Incredibile! End of Party! Attacca Bobby Blackwell e poi Masada! Li lascia lì! Questa è la fazione di Fury, signori! Nonostante siamo tutti rivali, ci aiutiamo a vicenda. Questa è Fury, signori. E se ne va. L'orgoglio di Fury ha prevalso anche sulla persona di End of Party. Lo guarda. Signori, gli ha dato una grande mano. Ne vedremo delle belle ancora da qui a Survivor Series, mi sa. Ma signori, non abbiamo ancora finito con l'azione. Dopo Sawyer questa sera e Neto. Adrian che c'ha il dente avvelenato contro Nenno, che l'ha fatto perdere. Guarda come scappa, guarda. Thunder che lo prende, vai. Suona nell'istante ragione. Suona nell'istante ragione, vai. Senza pietà. Hopla, fuori da ring. Fuori da... vabbè. Abbiamo capito. Il nostro campione che a takedown è andato a fare visita a Thunderpool, dopo che Thunderpool l'altra volta è arrivato anche lui qui guardandolo, quasi schifandolo, che aveva perso contro Sawyer. E invece il nostro campione è arrivato a takedown e ha attaccato sia lui che Exalted Man. Certo. E i nostri amici di takedown, i nostri buzzurri commentatori di takedown, hanno usato criticare il nostro campione perché è apparso così a takedown, senza se, senza ma.
perché Thunderbolt invece poteva farlo tranquillamente, vero? Diglielo, diglielo quei due, quei tre anzi, diglielo. E che vuoi parlare a fare con delle persone che non capiscono un cazzo di wrestling? Dai, per favore. Tanto torniamo all'azione, Nenno che attacca il nostro campione. E guarda, ma io lo odio, io lo odio! Schiaffone! Cosa applaudi? Splendida reazione del nostro campione! Ancora con l'attacco a terra, vai Adrian! Che poi tutto questo è nato perché Nenno non si è riuscito a fare i fatti suoi. Perché ha preferito aiutare il suo compagno. E l'orgoglio di Fury dove lo mettiamo? Se ne batte un po' dell'orgoglio di Fury, mi sa, no? Che poi la cosa che a me mi fa, che mi rode, è che ha fatto godere quei due di takedown. Quei tre poi, sì, sì, che poi anche Nenno, diciamo che diametralmente in qualche maniera è messo anche lui nel team, cioè combatte per Fury, perché comunque ci sarà, è vero che combatterà soprattutto per se stesso per il match per il titolo unificato, però saranno due di Fury contro e due di takedown. Se l'ha approfittato con l'arbitro a terra, ha preso una sedia addirittura, guardalo come gioca sporco. Vai Adrian! Comanda a terra con una spallata. Intanto l'arbitro che porta via la sede. Guarda Adrian come se ne approfitta. Solito imbottitura dall'angolo. Lo lancia contro queste, le corde. Queste furbizie, queste cose le ha imparate dal suo ex compagno di squadra. Gioppi, signori. E poi è stato sempre per colpa di altri che si sono sciolti gli oppi. Sì. Voleva emergere da solo e fino adesso i fatti stanno raggiunti. E si gasa, guardalo. Giustamente. Gongola, il nostro campione. Dice fatti sotto. Guarda, lo prende in giro. Lo sbeffeggia. Ma Nenno c'è. Occhio, scissors kick di Nenno. Mi invita anche a rialzarsi. Nenno che lotta senza la maglietta. Non mi ricordo di averlo visto senza maglietta da un po' di tempo. Mi fa vedere il suo splendido fisico. Spirito. Hai detto bene, spirito. Adrian lo blocca. Non vedo male. Ancora, che ci prova. Butterfly superplex a segno. Grande mossa da parte del nostro campione. Come cazzo parla. Tanto bisogna darle un attimo di serietà a questo show. Guardalo! E l'app non si è ancora accorto che non c'è l'imbottitura. Sto arbitro, io dopo lo show di questa sera lo manderei a fare una bella visita, cioè, ottica, dall'inizio della puntata che non ha beccato un... Non vede una cippa. E nel Fast Count Anywhere non vedeva manco dove cazzo erano. Ancora che lo manda contro la parte più dura dell'angolo. Il gancio di ferro, appunto. E Nenno reagisce ancora! Quanto Mirta hai bevuto stasera? Tutti a vuoto. E c'è la reazione di Adrian Thunder. Close line. Ancora la reazione di Nenno. Vemo, sir. Ma chi ti applaude? Ma chi sei?
Guarda, però Adrian lo manda contro. Ma me non c'è. Occhio, siamo al conto di 5, eh? Occhio a Nenno, eh. Conto di 7. E finire così. Occhio! Ma non so se Corksu Electro. Ma non so se hai notato le splendide mutande che si intravedono uscire dai pantaloni di Nenno con scritto uomo, che le avrà comprate al mercato, se le ha pagate 2 euro e tanto. Al mercato delle pucce l'ha comprato sicuro. Usate. Comunque, poteva vincere per count out, invece ha deciso di tuffarsi, intropendo anche il contesto. Che cazzo, si sono incastrate le corde nelle palle. E continua ancora a lottare, queste sono le palle, non ce le ha. Cazzo, lì si sono raschiate le palle proprio sulle corde. Ma non ha sentito niente, questo vuol dire che non li ha proprio. Poi talmente pieno di... Guarda che volo. Occhio Adrian. Adrian, no, ci sono le squalifiche. Adrian, ah, ok. Lo prende, lo solleva. Vuole portare proprio lì. Troppo tempo. Troppo tempo, troppo tempo, troppo lento. Ui! Aia. La scarpata in piena faccia. Guarda Nenno, ora sulla terza corda. Può ancora volare? No, cambiato idea. Oh, invece lo prende in pieno. E questo match in umano non è un po' scont anywhere, eh? Come quello no. Di prima. No, Nenno no, Nenno no! Ah. Non rovinare anche questo incontro, come fa di solito. Secondo di 5, Adrian rimanda Nenno. Come è andato? Serate quadrato. Porta le scalette, no, fermo, fermo. Ragazzi, non scherziamo. Intanto adesso l'abbio si è accorto che non c'era l'imbottitura, guarda. Mamma mia, leggermente, lievemente, lievemente ritardato l'arbitro. E Nenno che l'ha mandato contro, ma l'imbottitura è ormai rimontata. Aia. Ah, oh, guarda. E da squalifica. E da squalifica! Ah, i cugione. Ah. E ride. E se la ride. Dai, Adrian, sei il nostro campione. Ah, si è accorto che ci sono i gradoni? Finalmente. Cosa serve, visto? Minchia, non è che erano piccoli. Ma sai, sai. E guardalo. E toglie l'arbitro. E toglie l'altro. Evita un disastro kick, Adrian. Ora, Nenno l'ha voluto mandare all'angolo, ma Adrian è stato scaltro. Prendere le corde. Però puoi dire quello che vuoi di Nenno, ma sta tenendo testa al nostro campione, eh? Non so se mi spiego. Però comunque anche il nostro campione sta tenendo testa a Nenno. No! Aia. Dolore, dolore. Arbitro, non ci sono le protezioni. Cioè, azioni da squalifica, l'arbitro non vede un cazzo questa sera. Mettete Bocelli a arbitrare il match che ci vede di più, per cortesia. Per cortesia. Che fa? Chiede il cambio? Nenno! La Peppa! Corksu Senton! Bellissima! Ancora che questo... ci ha provato con un Corksu Splash! Era troppo casato! Non mi ricordo. Ancora la reazione di Nenno. Guarda Adrian. Lo solleva ancora. Sta per te troppo tempo. Lo manda alle corde. Ce la fa. Adrian dovrebbe affrettarsi a chiudere. Non portarla troppo per le lunghe. Appunto. Single leg code breaker di Nenno. La vedo dura. E lo derite ancora. Derite ancora.
E Adrian non ne può più. Errore questa volta. Adesso l'ha fatto veramente incazzare, mi sa. Non ne può più Adrian. Lo colpisce le gambe, bravo, blocca le mobilità. Eccolo che arriva. Bam! Rialza. Ancora no, Nenno che ancora reagisce. Che fata! Gli ha colpito i gradoni, mi sa che si è fatto male Adrian. Nenno prova ancora il volo ad angelo e niente. Lo evita. Pensavo volesse scappare, invece no. Comunque sa che Adria avrà subito qualche infortunio perché l'ha colpiti veramente male quei gradoni. E però c'è, il ragazzo c'è. Come è successo a gennaio, che fece un volo dalla scala e colpì i gradoni in piena testa. E non si era fatto niente, stava benissimo la settimana dopo. Chi, Adrian? Adrian, sì. O era Ghost, non mi ricordo. Non mi ricordo. Se era Money in the Bank era Ghost. No, era prima di Money in the Bank, se non sbaglio. Allora si può essere che Adrian. Ma forse era proprio Money in the Bank, non mi ricordo adesso. Comunque era gennaio. Gennaio, febbraio. Siamo ancora all'esterno del ring. Occhio a Nenno! Sunset Flip Bomb. E applausi. Applausi. Allora, applaudetelo, fatelo contento per favore, dai, applaudetelo. Applaudite. Quanto gli sei? Andiamo bene italiano, che sennò qua la gente si lamenta. E si butta a vuoto. Si tuffa proprio a vuoto. E continua a colpire. Guardalo, guarda, fermatelo. Nenno è nella forma smagliante stasera. Chissà quanto Mirto c'è in corpo. Tanto guarda ancora. Ehi. Boom, evita. Evitata. Vai Thunder, vai Thunder. Niente. Si è spento Thunder. Anzi no. Occhio, arriva. No, pensavo arrivava la Thunder Impact. Anch'io. Invece no. Lo solleva poi in una Gorilla Press. Non facci questi scherzi, dai. Ancora i ancora gradoni. Ancora che prendono i gradoni, perché? Non riesce neanche a portarli sul ring. La stanchezza inizia a farsi sentire. Ecco qua. Guarda come scappa all'angolo Nenno, guarda. Ci ripensa. Scappa verso l'alto, che sta facendo? E lo prende in pieno. Intanto ancora non c'è l'imbottitura. L'abito ancora non si è accorto che ha levato l'altra imbottitura. Ui. Brutto calcione di Nenno. Secondo me Adrian l'ha sottovalutato molto questa sera Nenno, eh. Ha ripartita la grande, poi si è perso. Che sta facendo? Mi fa venire a vomitare Nenno se va avanti così. Ma come fanno a vomitare? Mi chiedo. Applausi, applausi signori. Applausi più che meritati. Meritati. E stasera sì, tutti. Sto facendo una grandissima prestazione. Attenzione, vuole chiuderla. No, è una finta. Oh. Voleva metterci un po' di pathos, ha fatto il coglione ed ecco come si è ritrovato. Attenzione a Thunder Deadlift Sit Out Powerbomb con una mano. E ancora, lasciali stare i gradoni. Che ha preso? No, che sta facendo? Il tavolo, lascia prendere il tavolo. Ma perché? Usa lui. E Nenno, guarda, prova ad approfittarsi. Fallisce, miseramente. E Thunder che ne approfitta. Occhio a Thunder, occhio a Thunder. Ecco, questo errore può essere grandissimo a Nenno. Caricato. Eccolo che arriva, eccolo che arriva. Thunder Impact! Vuole vincere per count out. No. No, dai.
Ora che lo manda contro le barricate. C'è ancora la reazione di Neno. Oh, siamo quasi alla fine e le barricate sono ancora intatte. Che sta succedendo? I guard lane non sono ancora rotti. Le autostrade funzionano ancora. Ancora la pietra a terra, perché? Perché? Vuole colpire con i gradoni, guardalo. Ma vuole finire con i gradoni. Ha provato! No. Almeno evita. Lo manda a terra con un calcione. Napoli è tornato in piedi. Nenno si lancia ancora. Puntata volante. Applausi, basta, signori, applausi. Ancora applausi. Basta con gli applausi. Si dà Joe Breaker ancora di Nenno. Thunder non riesce proprio a trovare un momento di reazione. Vabbè, sta negando Thunder. Conto di 7. E si lancia. Nenno lo prende ancora. Star presa, pazzo. In corso. È un pazzo Nenno. E si rialza incredibilmente. Ha rischiato la sua stessa incolumità. Intanto siamo al conto di 4. No. Ancora che esce. Adrian Tanner visibilmente in difficoltà, grandissima difficoltà. Ecco, t'ho sentito. Ecco, vedi, serve a spronarlo, no? Ancora che lo solleva e lo schianta contro l'apron. Ma resta sul ring. Adesso ho dovuto resettare il conteggio. No! C'era l'arbitro. Perché? Guarda che il giro non ti scava la squalifica, eh! Oh, fermo! Ah, ok. Certo. Ancora, si torna sul ring. Nenno che trova ancora la reazione. Ancora l'arbitro, dai! Di bottitura, ce la vuoi rimettere? Guarda. Sì, guarda, ciao, guarda di là, mi raccomando. Non è ancora finita la puntata, è già smontato il ring. E Nenno se ne approfitta. Aia. Aia, questo fa male. Però c'è la reazione di Thunder. C'è la reazione di Thunder. Ma Nenno, cioè, Nenno è sul pezzo più che mai. Ma qualcuno gli stacca il disco. Però stiamo assistendo anche qui a un grandissimo match, eh? Non per niente sono i due campioni. Campione dei pesi massimi e campione dei pesi leggeri. Cioè, guarda, oramai non ha più senso avere quella cintura con Nenno. Tanto è che la stanno unificando. Ora tornato di tutti. Attenzione, addirittura sta verificando le condizioni di Adrian l'arbitro. Per forza, dopo quel brutto colpo subito contro i gradoni. Perché il martello? Dice lui, l'abbiamo preso tutto, prendiamo anche il martello che mancava. Dai Adrian, sei il campione dei pesi massimi. Fatti valere. No. Ancora Nenno che attacca, ancora reazione di Thunder. Timida reazione, timida ancora una volta. Molto timida Nenno che lo spinge a terra. Senza nessun sforzo. Adrian Thunder riconoscibile. In grave difficoltà. Campione assente. In grave difficoltà. Ancora fuori dal ring. Dopo questo splendido moonsault di Nenno, che ancora che cerca un'arma, perché? L'ha trovata? Non l'ha manco trovata.
ancora con un calcio in faccia. Adria che pare incazzato, ma non serve a niente. Coronendo, c'è ancora la reazione di Thunder. Occhio, Yuran Age. Dai, deve andare a chiudere, deve andare a chiudere Thunder. Non lo guardare, non perdere tempo. Lo risolleva. Yes, ancora tra le corde. E lo riporta dentro. Con un belli tubelli suplex. E prova a chiudere. Dai, chiama la fine, chiama la fine, dai. Chiama la fine. No, no, c'è ancora la reazione di Nenno. Reverse DDT. Occhio, è Grover Experience. Uno, due. Il campione resiste. Adesso li rimette. No. Guarda che bestia. Che bestia. Guarda, no, 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 no. Vai Adrian, vai Adrian, bravo, guarda, perché se veramente colpisci rapido, no, e scappa Nenno. Scappa Nenno, dice no, dice, no, 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 perdono. Ti perdono. No, si sta rialzando. Guarda come scappa, che bestia. 100 metrista Nenno. Che bestia. La staffetta ha fatto. Tanto quanto di tre. È finito il match. E ancora si rincorre. C'aveva ragione Adria comunque, dai. Caspita. Vai, vai, distrutto. Spaccano in due. Caspita, dopo un po' ci vuole, c'ha ragione anche lui. E ancora con l'attacca. Nei coglioni mi ha fatto girare i coglioni veramente. Occhio. Thunderbolt. Il campione di takedown. E il campione di abitabili. Cioè, ma takedown ti deve sempre rompere le uova nel paniere. Com'è che dicevano gli altri ragazzi di là? Che Italian Thunder arriva così alle spalle. Invece gli altri campione... che parlano a sproposito. Bravo, allora, bravi, bravi. Dittatori di takedown, statevi zitti per favore, licenziatevi. Che parlate a vanvera pure voi. Bravo, facciamo gli applausi a takedown, dai. Facciamo l'applauso a takedown, dai. Bravi, bravi. Bravi, bravi. Cosa ridi tu, Nenno? Cosa ridi? Guarda, mi alzo, guarda, guardo là. Non mi fermare, non mi fermare, Mauri. Lasciami il braccio, dai, non qua, mi fermare. Stai tranquillo. Che adesso... stai tranquillo. Spear di Thunder. Locomotive Thunder. No, Spear, sì, Locomotive Thunder. Locomotive Thunder. Me l'ha insegnata Carlo a dirla, guarda. Ciao Carlo, se ci stai ciao, seguendo. Carlo, ciao. Guarda, non mi fermare, devo alzare dentro. Magari no, me la becca anch'io. Stai qua prima che le pigli pure tu, stai qua. Non mi interessa, le voglio prendere, ma almeno sono entrato con dignità. Non come gli altri 3, 2, quanti sono a takedown, non lo so. Adesso è il momento del main event. Moloch contro Morris. Signori, main event, un match che tutti hanno chiesto, che finalmente ci siamo. Moloch parte subito forte, come sempre. Ma Morris non è da meno. Lex due volte, o tre. Campione? Due perché l'aveva perso, che aveva incassato Ghost e poi se l'era ripreso. Adesso vediamo due mostri a confronto. Spinebuster alla R. Anderson da parte del nostro Morris. C'è la reazione di Moloch. E occhio, ancora Moloch. Da notare la maglia nuova di Morris. Non ci ho fatto caso. C'è scritto dietro The Face of IWE. Vedi, guardala,
te l'hanno inquadrato apposta per te. Grazie ragazzi della regia. Basta chiedere. Tanto occhio a Morris ancora, che usa un po' una tattica di punch. Ancora prova a colpire con tutti gli arti. Tutti gli arti. Gli arti. E alla fine la capa. Ma gli arti. No arti. Tutti l'arti. Ma l'arti chi? E ancora Moloch. Per una mossa che abbiamo già visto prima. E lo manda a quel paese, Morris. Ha ragione. Tipico. No. La differenza di altezza, ma è poco, veramente poco. È la prima volta che li vedo a colpire. Sì, è la primissima volta che si affrontano, non si sono mai affrontati prima. Grande pubblico come fischia, senti, lo senti? Sì. Dai Morris, reagisci, reagisci! Eccolo! Guarda che potenza! Fino adesso il match Splendide. È molto, molto equilibrato, Molto equilibrato e anche molto fisico. Non spettacolare, ma molto molto equilibrato. È appena iniziato, eh! Occhio a Molo! Lo solleva! Dove lo porta? Da nessuna parte, perché c'è la reazione di Morris! Colui che ha vinto contro l'UPW, diciamolo, diciamolo signori. Proprio la maglietta è proprio l'onore di quello. Sì. Ha rappresentato Mega Driver. Ha rappresentato la WWE contro la UPW, contro Wolf, vincendo. Beh, è stato anche aiutato dal campione di Dallas. Wallace. La Wall. Che poi ancora non mi chiedo, cioè. Si lotta per la supremazia delle federazioni e tu vai contro la tua stessa federazione. Ma quando lo sai meglio di me, quando c'è in ballo la cintura, tutto il resto passa in secondo piano. Capito, anche la mamma. È la cintura della tua federazione. Se tu vedi il tuo campione, il tuo sfidante perdere, svaluti anche la tua federazione. Quello è il mio pensiero. Poi vabbè, motivi loro, fatti loro. Puoi entrare nei fatti altrui. Comunque, si vede che visto sminuire solo il campione. Salutiamo gli amici del visto che li abbiamo nominati. Prendiamo l'azione con Morris, che riesce a trovare la reazione, manda a terra Moloch. Niente, torniamo a parlare di altro. Attenzione, va bene. Moloch. Chokeslam devastante. Più showstopper direi. Adesso Moloch sembra padrone del match in questo frangente. Morris. Si butta anche lui a capofitto. Che è successo? Che si sparsa la maschera di Black Tiger e mi butta di tutto a capofitto. Ora Black Hole Slam, Moloch. Devo ancora colpirlo. Si carica. La vuole finire. Niente, Morris risponde con una fireman scary. E Moloch risponde con una spallata. E ancora che invoca gli spiriti di Belzebù. Ancora lo prende. Di nuovo. A segno. Chiamere più showstop e comitata la classica di Moloch, va tutto a chiudere e Morris dice di no. Ancora questa volta lo spirito di Bialab invoca tutti i sette demoni dell'inferno. Guarda,
qualcosa di nuovo Moloch finalmente. Old School Unbreaker a segno, le corde sono rimaste lì, prova, perciò si sarebbero spezzate. Prova in sofferenza per Morris, ma stasera è veramente dura per lui. Eh sì, occhio che lo solleva addirittura l'Estride Powerbomb. Per Morris sono poche speranze. E qua può chiudere Moloch. Lo spirito di Asmodeus. Invece no. Cosa gli ha sussurrato Asmodeus? Niente. Reazione di Morris. Attenzione! Occhio! Arriva! Eh no, arrivano a cagare il cazzo sempre. No, no, è da, ma va! La piazza pulita, Morris vuole concentrarsi solo su loro due. Oh, Crazy Horse e Ghost, dai, per favore. Ecco chi era inizio puntata. Ecco chi era. Ecco chi ha attaccato Sawyer. Lo dovevamo aspettare. Gli altri due cacacazzi qua. Cose saltate. Vai, vai Moloch, distruggili. Vai Moloch, vai Moloch. Vai, tutte e due all'angolo, vai. Bravo Moloch, vai così. Distruggili, distruggili. Eccola che arriva, eccola che arriva. Doppia Chokeslam. Ecco, così vi imparate a venire a casa vostra. Andate a casa vostra. Via, via. Andate a casa nostra, comandiamo noi! E portate i saluti a quegli altri tre imbecilli. Ciao! Guarda, ti guardano! Morris e Moloch, forse Morris ha trovato una forza in più per il suo team. E se ne va Moloch. Signori, come detto, a casa nostra, comandiamo noi! Signori! Grazie per averci seguito ancora. E saluti da Alan Mac. E saluti da Mauri. Ciao a tutti ragazzi. Ciao.